Ben trovati a tutti a questo nostro appuntamento sulla meditazione dei versetti del Vangelo di Giovanni. Vediamo subito il testo di stasera. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue. Né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Abbiamo, siamo partiti ieri, ovviamente, da altri. Dall'altro versetto che ci collega a questo, mentre questo ci dice è venuto in casa sua, ovviamente si riferisce a questo principio che è il principio dell'io. Vediamo un attimo, eh? È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Cosa significa che è venuto in casa sua? Questo potere di illuminazione che abbiamo conosciuto come il potere del Logos. È lo stesso potere della parola e del verbo che abbiamo noi nel parlare. Ed è il potere che noi chiamiamo il, la voce dell'Io, la forza dell'Io, la luce dell'Io, la consapevolezza dell'Io. Questa forza noi la personifichiamo in Cristo, in Gesù. E quando venne ai tempi di Giovanni Battista, era così perché gli uomini non sapevano ancora di avere un Io, si sentivano ancora parte del popolo, della stirpe. E Giovanni ci dice, è venuto in casa sua. Cosa vuol dire? È venuto dentro di noi. Dentro di noi ci abita un io. E quello che abita dentro di noi non l'hanno ricevuto. Molte persone non si accorgono di avere un io. È venuto in casa sua perché lui ha creato il mondo, ha creato anche l'uomo. L'io stesso è venuto ad abitare in un corpo umano perché ha voluto fare l'esperienza di essere umano, ma non scavalcando l'essere umano, chiedendo testimonianza all'essere umano di esistere. Noi diamo questa testimonianza? Sentiamo che dentro di noi abita un io, una luce che assomiglia alla luce che ha creato il mondo? No. Non lo riceviamo, non lo comprendiamo questo. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Che cos'è il suo nome? È Gesù, è Cristo, è anche quello, ma è soprattutto io, il nome dell'io. Tutti quelli che sanno di avere un io e quindi di avere un'origine divina possono sapere che sono figli di Dio. Quindi il fatto di conoscere che in noi abita una scintilla di Dio, una luce, una fiamma, un amore divino, un logos divino che ha creato il mondo e in noi si presenta come luce della coscienza, come io, noi lo chiamiamo io questo potere, chi lo sa, è diventato all'improvviso figlio di Dio si accorge di essere come parte di Dio. E credere nel nome dell'Io significa credere di essere portatori di una parte divina in noi. Credere nell'Io non è solo credere in se stessi, è credere di essere un potere divino, di essere sulla Terra per una missione per diventare qualcosa, per diventare dei, per perfezionarci fino a diventare dei. Coloro che sanno di avere un io e credono nel nome dell'io come qualcosa che ha fine e somiglianza di Dio, acquisisce il diritto di diventare figlio di Dio, si accorge, scopre di esserlo sempre stato, non l'ho mai saputo. Io avevo un io, ma non sapevo che l'io è della stessa sostanza di Dio. E quindi io posso chiamare Padre Abba, il Padre dell'universo, perché io sono suo figlio, sono una scintilla della sua luce. Coloro che sentono questo non sono nati dal sangue: questo pensiero che io ho appena fatto non viene né dalla materia né dall'intelletto dell'uomo, ma dal nostro spirito. È lo stesso nostro spirito che ci permette di manifestare questa luce dell'io. Attraverso di noi, lo spirito universale si cerca, chiede di sé, chiede testimonianza in noi, chiede che noi ci accorgiamo di portare lo spirito. E questa non è una cosa che proviene dalla celebrazione, dai processi chimici, quindi non viene neppure da qualcosa di ereditato dal sangue. E neanche da qualcosa che si genera dalla volontà della, del corpo, e quindi né dall'intelletto umano, ma viene dallo Spirito in noi che abita come io. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Questa parola è la forza dell'Io che vive dentro al nostro corpo, la carne ha accolto il potere dell'io. E ha abitato in noi, abita fra di noi, ed è piena di grazia e di verità. Cosa vuol dire essere pieni di grazia e di verità? Perché la parola, il potere dell'Io, ci dà la grazia? La verità ce la dà perché la, ci dà la conoscenza: la verità è la capacità di conoscere chi siamo e da dove veniamo e dove andiamo. E che siamo figli di un potere divino, siamo una luce che sfolgora nell'universo e vuole incendiare d'amore l'universo. Questa è la verità, la verità vera è questa: noi siamo figli di Dio, figli che vogliono procedere, e diventare esseri partecipi dell'evoluzione. Che cos'è la grazia? È la liberazione. Questo potere dell'io ci grazia. Chi è che riceve la grazia? Il condannato, il prigioniero. Se noi sappiamo di essere figli di Dio e di avere un potere divino, di avere un io che è della stessa natura di Dio, noi siamo liberi, siamo graziati. Grazie alla conoscenza diventiamo liberi. Io vi darò la verità e la verità vi farà liberi, dice Cristo. Ed è così, questa consapevolezza che noi stiamo pronunciando può spalancare veramente l'abisso dell'eternità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come Dio unigenito dal Padre. Chi è che nasce solo da un genitore? Lo Spirito. Le anime nascono da varie anime, da due anime, dai corpi. Ma soltanto l'io, che è figlio dello Spirito, ha soltanto un genitore, quindi noi non proveniamo da nient'altro che dallo Spirito universale, dal Padre del tutto. E loro, Giovanni e gli Apostoli, furono i primi che si accorsero, che pot poterono rivedere questo rifulgere di questa luce in loro stessi in Cristo, questa gloria grandiosa di. Angeli dell'amore e della libertà, che in loro pasce come figli di un unigenito padre. Questo padre che è l'amore dello Spirito, l'unica universalità è una è il maschio, il grande maschio, lo Spirito universale. Noi siamo figli di un maschio universale, il Padre. Rileggiamo Le un attimo per meditare è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Io vi ringrazio e vi auguro una buona meditazione. A domani. Buonasera, questo è il nostro terzo incontro su questo nostro proposito di lavorare sul Vangelo di Giovanni, ovviamente in sommi capi a scopo meditativo, a scopo riflessivo, e per questa emergenza appunto che viene in questo momento particolare, che in realtà è un'emergenza che potrebbe anche sciogliersi domani, ecco, e sono sicuro che presto noi torneremo tutti. E... In quello stato d'animo, di pace, che abbiamo smarrito, e, ma soltanto quando si perde qualcosa si può dare il valore giusto, ecco. Siamo tutti separati, scompartati, ma ci sarà un giorno in cui torneremo a essere uniti e poterci percepire, ecco. È qualcosa che in realtà speriamo dall'inizio, diciamo, dell'umanità. Siamo stati tutti separati e vogliamo riunirci. È un bel principio, un bel, un bel pensiero pensare che tutti eravamo uno e adesso siamo separati e vogliamo tanto ritornare insieme. Ecco. Stasera ci occupiamo del primo segno che il Cristo compie sulla terra e viene chiamato le nozze di Cana. Ecco, se ricordate, la volta scorsa eh, abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni non deve essere letto come se fosse una cronaca di un libro. Eh, ma deve essere visto come un cammino iniziatico, come qualcosa che si svolge dentro di noi, è come se volessimo e possiamo individualizzarci, possiamo porci al posto dell'entità del Cristo e tutto ciò che accade intorno al Cristo è parte di noi, vi è anche un altro punto di vista. Immaginare che quello che accade in un passo come quello che adesso andremo a analizzare è qualcosa che eh, getta una panoramica. Sul, sulla, sulla fine dei tempi, su quello che accadrà, sull'evoluzione della terra, è come se le nozze di Cana fossero il momento in cui si fa il compendio diciamo, dell'evoluzione terrestre. Cosa dicono le nozze di Cana? Noi sappiamo che Cristo va a delle nozze, viene invitato con i suoi discepoli, e a un certo punto finisce il vino e appunto tutti sono disperati perché finisce il vino, la madre di Cristo dice non hanno più vino. Fai qualcosa, aiutali e lui stesso risponde dicendo: Cosa ho a che fare con te, io, donna? Non è ancora giunta la mia ora. E poi invece prende, fa portare degli otri di acqua e poi dopo addirittura cambia l'acqua in vino e quindi il vino viene portato al. Diciamo al maestro di corte, e lui constata che questo vino è ancora più buono di quello che c'era prima. Cosa significa? Cosa rappresenta questo cambio del, del vino e dell'acqua in vino? Voi sapete che ci sono molte analogie, eh, anche nell'Eucaristia, in cui eh, si va a legare per esempio il pane col corpo e il sangue con il vino. Ecco, guardate che in questa fase, prima abbiamo parlato la volta scorsa della purificazione del corpo, del tempio, se ricordate. Oggi invece ci mettiamo a lavorare con la purificazione del sangue. Ecco, che cosa è? significa che e, hanno, non hanno più vino? E che cosa sono le nozze di cana? Le nozze di cana sono il momento in cui l'anima umana entra in contatto con la divinità. Il momento in cui c'è la possibilità di tornare ad essere uno, a non essere più separati, ma essere nuovamente una comunità, ecco. Quindi ci si sposa col divino, l'anima si la, cioè i due sposi in realtà sono avviene dentro, è un matrimonio alchemico. Noi ci sposiamo con la parte divina. Ecco, sulla base cosmica ed epocale viene mostrato come se in realtà tutto questo Deve passare attraverso un periodo in cui noi perdiamo i riferimenti, in cui siamo persi, siamo anacquati, siamo annebbiati. Ecco, questi uomini non hanno più vino, hanno perso, eh, sono annacquati. La loro coscienza è anacquata. E cosa vuol dire che è annacquata la loro coscienza? Che non vi è più lo spirito nel vino, e quando non c'è più spirito, ci si annacqua, si perde la spiritualità. Non abbiamo più nulla in cui credere. Abbiamo una coscienza d'acqua, una coscienza priva di qualsiasi possibilità di ricevere ispirazione, siamo vuoti, crediamo solo nella materialità. Forse siamo proprio in questa condizione, anche per questo, perché abbiamo perduto il contatto col divino, perché la nostra coscienza si è svaporata, non c'è più niente di spirituale, non c'è più niente di alcolico, sapete, alcol e spirito. A volte sono chiamate anche così, ecco. E cosa succede? Il Cristo constata questo, che è venuto, l'uomo è diventato anacquato, non ha più spirito, è diventato materialista, si accorge che deve compiere qualcosa e questo lo compie con la sua morte. Il suo sacrificio, eh sì, quando arriveremo a parlare del sacrificio del Golgota, è ciò che realizza la trasmutazione del sangue in mano in vino. Cosa vuol dire? Tramutare il sangue in vino vuol dire che il nostro sangue ora adesso è privo di, di spiritualità e quindi è anche egoista. Quindi noi abbiamo un sangue privo di spirito e un sangue pieno di egoismo. Tramutarlo in vino significa che il nostro sangue viene come santificato, viene glorificato in un sangue capace di amare. Cosa fa il Cristo? Tramuta l'egoismo in amore. Tramuta il sangue umano in sangue divino. È questo che accade nelle nozze di cana. Le nozze di cana simbolizzano la mutazione che avverrà prima nei singoli, poi in tutta l'umanità, nella capacità di amare. Dobbiamo, abbiamo dovuto sprofondare in questo, potremmo dire, in questo materialismo, in questa mancanza di spirito. Lo spirito non si legge più, lo, apriamo i giornali, tre giornali, Chi parla più di spirito? non siamo più nelle mani di dio siamo nelle mani dei medici sarà una buona cosa ecco verrà un momento in cui saremo di nuovo nelle mani del nostro spirito e questo momento avviene con le nostre di ecco questo cambiamento è un cambiamento che non è venuto è venuto certo 2000 anni fa ma può avvenire in qualsiasi momento della nostra vita in qualsiasi momento della nostra vita noi possiamo accorgere di avere in noi un sangue divino, perché il potere c'è dentro di noi, è già stato inoculato soltanto che aspetta di essere riconosciuto. Quindi prepariamoci ad andare a queste nozze di cana, leggiamo anche il capitolo, e cerchiamo di comprendere che queste nozze di cana sono in realtà la soluzione dell'egoismo in amore. Spero che anche questa piccola pillola. Del Vangelo possa esservi gradita e ci vediamo ancora domani sera per un altro segno, sempre dal, dal Vangelo di Giovanni. Io vi ringrazio per l'attenzione e non abbiate paura, sono io e quindi Cristo dice questo. Non abbiate paura, ricordiamocelo sempre. Un saluto a tutti e arrivederci.